stiamo presentando la 51esima edizione del nuovo Salone Nautico Internazionale. È un'edizione che ha molte novità rispetto al passato, un più razionale utilizzo degli spazi. Le barche esposte saranno più di 2000, il 25% circa di queste barche saranno novità presentate al nostro salone in anteprima mondiale. Gli espositori saranno più di 1300, quindi numeri straordinariamente importanti per un salone che si conferma, ripeto ancora una volta, il primo salone nautico al mondo. Superficie espositiva quest'anno, gli ultimi dati non li abbiamo ancora a disposizione, quindi siamo intorno al momento a 110.000 metri quadrati già, diciamo così, approvati, e sicuramente arriveranno ulteriori richieste, come è sempre successo nei mesi di settembre. Una banchina per i grandi yacht completamente rivista, dei servizi dedicati di B2B, quindi di incontri mirati di lavoro tra operatori del settore della componentistica e tante quindi occasioni diverse e specifiche di incontro. Fino ad arrivare forse alla novità più importante in assoluto, che è rappresentata dal Genova in Blu. Per noi quest'anno sarà l'edizione zero di questa manifestazione della manifestazione. La prima delle quali è il concerto del maestro Luisi, che si terrà al Teatro Carlo Felice, che dà il via alla stagione sinfonica con una nonna di Beethoven trasmessa in diretta via streaming a Times Square. La crisi ha toccato la nautica e il salone in questi anni, è un dato che tutti riscontriamo, che abbiamo visto, che è stato ampiamente già discusso nei due anni precedenti, ma è un dato che tutto sommato registra però il Salone Nautico di Genova come quello che meglio tiene la crisi, come quello che rispetto ad altre competizioni, manifestazioni, concorrenti ha garantito un migliore assestamento, una migliore qualità dell'offerta. Quello che ne ha risentito di più in assoluto è il mercato nazionale, il mercato interno. Si è ridotto fino ad arrivare a circa una quota del 25% del mercato globale, prima era circa il 55%, una stretta molto molto forte del mercato nazionale che sta colpendo soprattutto le piccole aziende. Il Nautico apre il primo di ottobre, chiuderà il 9 di ottobre. Eccezionale il primo di ottobre, un'apertura straordinaria fino alle 22.30, e questa è la prima volta che il Salone Nautico si apre anche alla città con un spettacolo molto ampio in cui si vedranno protagonisti della musica, uno spettacolo di fuochi d'artificio, spettacoli itineranti lungo i padiglioni, quindi una grande festa per la città e per tutti quelli che vogliono partecipare. Il biglietto è 15 euro, ci sono biglietti ridotti a partire da 12 euro per tutta una serie di fasce che adesso non sto a richiamare, i bambini più piccoli entrano gratis, i cani entrano con la museruola e con il guinzaglio, e anche ovviamente per i disabili un servizio dedicato ad hoc per consentire loro di visitare il nostro bellissimo salone.